Allora, mamma, mi vorresti bene se io fossi una lumaca? Cioè, tutto uguale, ma una lumaca gigante, alta come me, che sbava. No, vabbè, non sbavo, sono solo una lumaca gigante. Mi vorresti bene? No. Sono tua figlia, sono io, sono sempre io, cioè, con lo stesso carattere, ma sono una lumaca. Cioè, è solo la mia immagine. Tu veramente prediligi la mia immagine e la mia anima? Beh, non è questo il punto, è che mi farei delle domande. Non te le devi fare. Sono solo una lumaca e tu lo devi accettare. Va bene, non mi vorresti bene, perfetto. Allora no, neanche io. Ma non è il lumaca. Bene. No, andiamo avanti. Hai risposto. Hai dato la risposta. Mi vorresti bene se avessi la voce di Lino Banfi. Cioè, tutto uguale, dico le stesse cose fisicamente, però ho la voce effettivamente. Mi farebbe molta impressione. Perché immagina una bambina piccola che ti chiama dalla culla con la voce. No, non piccola, adesso così ho la voce. Immagina una ragazza di 21 anni, carina, bionda, solare, che ti parla con la voce. Perché Lino non è solare, non ho capito. Lo conosci? È un uomo anziano. Non può essere solare un uomo anziano? Sì, può essere. Mamma, ti stai mettendo proprio in una situazione. Guarda, andiamo avanti, che è meglio. È una brutta cosa. Mi vorresti ancora bene se io. Non avessi il. Non so, le orecchie, il naso, gli occhi e la bocca, fossi solo la testa. Cioè un cerchio, una specie di sfera di carne? Sì. È impressionante la donna birillo. Sì, mi vorresti bene? Cioè tu mi rinnegheresti. Allora, se no. Io domani mi sveglio e mi è caduto il naso, le orecchie, gli occhi e la bocca, tu non mi vuoi più bene? Cioè ti vorrei bene come così, come oggetto. No, come... ma è cattivissima, non voglio mai più fare questo gioco. Mi vorresti bene se, sì, se avessi le piume. Ah, le piume. Le piume dove? Sulle braccia. Braccia. E un po' sul collo. Come una gallina, diciamo. Bianche, sì. Bianche, come la gallina come un padovana. Cigno anche. Gallina padovana o cigno? Cigno, ecco. Cioè, mi farebbe un po' impressione, devo dirti la verità. Ma tutto ti fa impressione? Qui, ragazzi, abbiamo una persona debole di stomaco. È una cosa, la mattina ti svegli, tua figlia c'ha le piume bianche sul collo, sulle braccia. Non mi vorresti bene, perfetto, mamma. No, non è il bene. Prendo e porto a casa, mamma. Paura. Mi vorresti bene se mi crescessero i fiori dal naso? Cioè, dalle narici mi crescessero, tipo delle orchidee. Ma li possiamo levare ogni tanto oppure rimangono i mazzi? No, li devi lasciare. Cioè dei mazzi di orchidee. Se li potevo levare orchidee, non era un problema. Mi farebbe impressione. Se sono azalee. Un mostro. Margherite. Ma perché? Cioè tu non mi vorresti bene se... Mamma, è brutto quello che dici. Una mamma ama incondizionalmente. Anche se sono uno spacciatore pelato, Lino Banfi, lumaca, babosa. Tu no. Bene. Sei di genere. No, normale. Sono una persona normale. Arrivederci.